amici. Amici, dopo una intro talmente stupida e totalmente a caso che non so neanche io perché l'ho fatta, iniziamo per la prima volta una serie hardcore su Minecraft. Per chi non sapesse cosa, vabbè, lo sapete tutti cos'è la serie hardcore. Dai, abbiamo una vita, non possiamo mai morire, se moriamo il mondo è finito per sempre e la serie è finita per sempre. E il nostro obiettivo sarà quello di sconfiggere l'Ender Dragon. Cioè, non è che dici, vabbè, sconfiggi due cagati, l'Ender Dragon. Sarà difficilissimo, abbiamo solo un tentativo e spero che duri almeno più di due episodi. Quindi incrociate le dita per me, mettete un mi piace, condividete il video, attivate la campanellina e dite a tutti che stiamo per fare la serie più difficile della storia. Dannazione, sarà impossibile. Allora, ovviamente il nome che gli diamo è Hardcore, totalmente a caso, e andiamo in Crea. Ho deciso di farlo su PS4 per due motivi. Uno, perché su PC non mi sono ancora arrivate le cuffie, dannato Amazon, sei lentissimo. Due, e c'ho anche il Prime. Due, perché sono più bravo col joystick, quindi al posto di morire dopo un episodio su PC, decidiamo di morire dopo due episodi su PS4, ma magari ci riusciamo anche a sopravvivere. Vediamo dove siamo spawnati. Zona oh, pecora! Allora, sapete qual è il mio problema? Oltre ad aver già perso un cuore, perfetto. Il mio problema è il cibo. Ovviamente il mio piano per ora è prendere i semini e fare una farm. Però anche il letto diciamo che non ci fa schifo, soprattutto nell'hardcore. Non ho preso la cesta, dopo la vado a prendere. Tra l'altro vediamo se qua ci sono dei semini, ma sembrerebbe al momento di no. E come mi dite tutti di spaccare la cesta, però io non spacco la cesta più che altro perché non mi interessa tutto quello che c'è dentro, no? Tipo qua c'è una patatina, perfetto, panini, tac tac tac, vedete questa roba mi interessa, ma questo no, neanche i semi di barbabietola, anche se sono cibo, per il momento no me importan. Prendiamo anche le torce perché siamo un po' tirchi e ci prendiamo l'ascia per prendere le robe. Ovviamente in questa serie non ci saranno costruzioni come nella serie vanilla, che vi invito ad andare a vedere, bensì sarà semplicemente un farmare cose per sconfiggere il drago finale, che sarà impossibile, probabilmente neanche ci arriveremo, però noi ci proveremo. Scrivete nei commenti secondo voi quanto potrà durare questa serie. Secondo me 3 episodi e ci muoio malamente, tipo danno da caduta totalmente a caso. Ma si spera di no. Allora, vorrei arrivare almeno a 10, non lo so, giusto per farmi una farm decente. Quanti ne ho? 7? Dai, 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 gioco! Non facciamo i cabrones e dammi i semini. 8, perfetto. Oh, e siamo arrivati a 10, ok. Tra l'altro, volendo, potrei farla già qui la base, perché c'è l'acqua, quindi appunto possiamo fare la farm. Direi quasi quasi, oppure esploriamo un pochino. Dai, esploriamo pochino, non troppo. Sto bioma, sì, carino. Poteva darci di meglio il gioco, però dai, non male, almeno c'è l'acqua. Lì c'è pure una montagnozza. Ma vorrei trovare... polli. Interessanti. Ah, per ora li lasciamo, però interessanti. Dicevo, vorrei trovare delle pecore. Eia. Che bella, c'è pure la volpe. Perfetto, perfetto. Bello, cioè, non serve a niente. Però... è carina, ce la dimenticheremo. Ok, c'è della lava, c'è della lava. Ma perché io sto scavando la pietra sulla lava? Cioè, cosa me lo fa fare? Perché? Oh, pecora. Yes, pecora. Vieni qua un attimo che ti devo dire una cosa. Perfetto, due pezzi di lana, me ne manca solo uno. E spero di trovarlo al più presto. Allora, io direi intanto di prendere un po' di pietra per farci vari utensili in pietra, quindi piccolo upgrade per noi. E poi, volendo, in questo primo episodio, oltre ovviamente a fare già la farm per i panini, possiamo andarcene in miniera. Una cosa veloce, o magari iniziamo ad andare giù, non lo so. Non so, so solo che qua sopra c'è del carbone, però prima mi voglio fare una crafting table. Ci facciamo gli sticchettini e tutte le cose che ci servono. Cioè, guardate sto zombie, tipo... ma non distraiamoci dagli zombie che ballano totalmente a caso. E prendiamoci pure del carbozzo. Il carbozzo non fa mai male. Cioè, vedete, siamo in una zona un po'... nie. Allora, qua sotto sento una caverna, esatto, perché sentivo i peggio ragni. Guardate del ferro. Bene, allora, bene, bene, ci stabiliamo un attimo qua. C'è pure l'acqua, perfetto. Ok, signori, ho trovato la zona. Maialino, volevo ucciderti per la carne. Perfetto. Ampliamo un attimo il tutto per renderlo più edificabile a livello d'acqua. Così almeno ci possiamo mettere la farm. E direi che così va bene. Oppure ci togliamo un altro pezzo. Allora, si sta facendo notte, ma noi non ci facciamo prendere dal panico. Oh mio Dio, sto finendo pure il cibo, dai. Non posso morire così. Mele. Perfetto, quindi mi devo fare una fornace. Però mi serve un attimo del coso qua. E poi mi faccio pure il letto, perché, vabbè, vi ho tagliato il pezzo. Ma killato in malo modo le pecore. E quindi posso farmi un letto. Però ci sono i mostri.
Giustamente. Quindi, oh, che succede, che succede, che succede? No, via, via, zombie. In effetti non ho pensato a farmi una casa. Perché devo fare tutto sempre all'ultimo. Tutto sempre all'ultimo. Mi devo fare una casa fatta di schifo e... schifo. Ok, 20 blocchi dovrebbero bastare. Facciamo una cosa del genere. Vada via, si allontani. Che sto cercando di fare una casa, sto cercando di sopravvivere. Perché non me la sono fatta prima? No, 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 no. Guarda, vabbè, niente. Quanti, da dove siete sbucati che un secondo fa non c'eravate? No, non voglio più giocare di notte. Non voglio più giocare di notte. Blocca tutto. Ah, non potete entrare, non potete entrare, stupidi. Però ovviamente non possiamo dormire perché ci sono i morti nelle vicinanze. Dannazione. Un pezzo d'oro. Un pezzo d'oro. Quindi o che esco un attimo a fare strage di mostri. Oh, morite, va. Ma sti annegati non dovevano stare semplicemente in acqua, no. Devono venire pure qua. Ok, si può dormire, yes, notte superata. E dormiremo per sempre. Per ora quello è il nostro bucherello d'emergenza. Lo chiameremo così. E cosa che dovevo fare? Ah, volevo cucinare questo manzo, perfetto. E prendermi pure delle rotten flesh. C'è pure uno zombie in acqua. Ma perché non... cioè, perché? Capito, no? Zombie? Pere fietto. E cos'è che volevo fare? Ah, volevamo esplorare la caverna. Vediamo qua cosa c'è. Vediamo se c'è qualcosa di... Allora, andiamo una... Se mi dai l'elmetto è perfetto. Ah no, dovevamo andare a prendere il ferro. Vero, vero, vero. Quindi, vabbè, qua finisce subito, ok. Non ci vedo neanche niente. Quindi andiamo di là a prendere il ferro. Quindi, in teoria è meglio non correre. Il della... perfetto. Bene, 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 bene. Non l'avevo visto. C'abbiamo quindi già un pezzo di armatura. Un pezzo molto piccolo, però è pur sempre armatura. Qua ci sono degli animaletti. Allora, dov'era la caverna? Dove sta? Scavernita? Ok, sta qua sotto perché ho sentito il ragno. Esatto, però mi servirebbe... sì, ok, questo ferro ci può stare. Allora, facciamo che scendo piano piano, ok. Salve. Salve, quanti siete? Oh mio Dio, c'ho i brividi. Che schifo. Muori, muori, muori. No, 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 non dovevo cadere. Non dovevo cadere assolutamente mai nella vita perché ho sentito le peggio cose. Allora, Amato Ferro. Oh, Amato Ferro, che sembra tanto nome e cognome, Amato Ferro. Perfetto, non vedevo l'ora di trovarti, però ora non vedo l'ora di trovare del carbone. Allora, piano B. Portiamo a casa il ferro e col carbone che abbiamo ci facciamo delle torce. Così almeno magari ne troviamo altro di carbone. Sta casa fa sempre più schifo ogni volta che la guardo, però devo farmi una cesta. Allora, facciamo che ste cose le metto in casa, va? Quindi stuc e la fornace stuc. Oh, vedete che comunque come riparo non è niente, ma fa schifo. E ci facciamo tutte le torce possibili. Cioè, 24 torce, dai. Ok, it's ok, 24 torce. E cos'è che volevo fare? Ah, la cesta. Ma facciamo che ampliamo un pochino la base, va? Lo so, mi avete costretto a fare una po'... no, perché non fate tre? Vabbè. E mi devo fare pure una cesta. Dove sta? Anzi, facciamo doppia cesta. Sì, dai. Doppia cesta che non fa mai schifo. Perfetto, vedete già come siamo migliorati. Che bello, che bello. E mettiamo dentro tutto quello che non ci serve. Per ora. Con quel poco cibo che abbiamo. Ah no, beh no, non è vero, ci abbiamo le 8 cose. Quindi esploriamo questa caverna. E poi per questo primo episodio... c'era dell'altro ferro. Per questo episodio pilota di questa serie, che per ora ci siamo salvati, poi magari esploriamo un pezzo di sta caverna e moriamo male, cosa ne sapete? Era qua davanti ai nostri occhi il carbone, ma non l'abbiamo mai visto. Ok, ce ne abbiamo una sleppa, me lo prendo, ciao ciao. Oh yes, yes, è esattamente ciò che cercavo, un botto di ferro, un botto, ma un botto di ferro. Così almeno ci possiamo fare sia tipo piccone... e tutte le cose varie. E anche secchiello, perché tornerà utile. Sia l'armatura soprattutto, perché per ora c'ho solo quella di leather, credo, sì, che fa schifo, ma è sempre meglio di niente. Però diciamo che quella di ferro sarebbe un interessante upgrade. Quindi, boom, ci prendiamo tutto il carbone. Vi immaginate se la troviamo i diamanti? No, è impossibile, perché siamo troppo alti. Però la speranza è l'ultima a schioppare, come dicono. Sempre che non muoia prima io in questa serie. Ma si spera di no. Ok, allora questo pezzo finisce di qua. Vabbè, facciamo che mi prendo anche l'ultimo carbozzo. Sì, dai, giusto per non lasciare indietro niente. E in realtà vorrei andare ad esplorare di qua, però... cioè, guardate quanto è buio e altro carbone. Guardate quanto è buio. Salve, dannazione. No, 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 via, via. Via, assolutamente via, assolutamente via. Da dove si esce? Salta, assolutamente via. Cosa mi state dicendo? Ma cosa mi state dicendo mai? Dammi del materiale. Oddio, abbiamo rischiato tantissimo. Non voglio farlo mai più, non voglio farlo mai più.
Allora, mangiamo ste ultime Rotten Flesh, va? Guardate che schifo la mia casa. Perfetto, ci siamo. Oh, non ci eravamo avvelenati con la prima, mi sa. Ora che abbiamo tutto il carbone necessario, possiamo mettere a cuocere il ferro e anche questo ferro. Perfetto, dove sei? Dove sei? Eccoti qua. Poi dovrò coprirla al massimo, però vabbè, per ora la lasciamo così, non credo che ci piombi un mob dal cielo. Quindi, perfetto, cuociamo il ferro, ci facciamo i primi pezzi e poi direi che per questo primo episodio può essere tutto. Guardate che carina con le torne. No, fa schifo lo stesso. Allora, vediamo come sta messo qui. 6. Allora, con 6 io direi di iniziare a farmi la spada e specialmente il piccone. Così possiamo iniziare a mettervi a questo. Tra l'altro, c'è anche la mappa dell'esploratore che per il momento non mi serve. Allora, si sta facendo notte, quindi dormiamo subito. Non voglio vedere mezzo mob, anche se gli scheletri servirebbero. Mi servono delle ossa. Magari ne troviamo qualcuno morto qua. No, c'è un cri. Sì, guardalo lì. Guardalo lì, guardalo lì, guardalo lì. Oh, come si è riparato. Oh, intelligentissimo. Si è riparato. Grande scheletro. No, però non mi devi toccare. Cioè, sei stato bravo, ma sotto. Dammi l'arco. Cosa mi ha dato? Una freccia e l'arco. Ah, ok. Guardate qua cosa ho trovato. Guardate cosa ho trovato. Oltre a dell'altro carbone. Che mi prendo? No, pensavo fosse una caverna più bella. Mi ha un po' illuso. Vabbè, torniamocene alla base e possiamo anche concludere l'episodio. Quante volte l'avrò detto? Tipo un botto. Ma per questa volta davvero. Oh, vedete che possiamo anche farci i panaini adesso. I panaini, i famosi panaini. Quindi con questo ultimo iron io mi farei i gambali. So che la chestplate è la più importante, ma dato che ce l'abbiamo di pelle, per ora la teniamo. Vabbè, tanto troveremo altro iron. E direi che per adesso, oltre a cucinare la carne, possa essere tutto. Allora, il mio piano per i prossimi episodi è scavare e trovare o dell'altro ferro o direttamente dei diamanti, si spera, e poi dovremo incantare le armi, farle sempre più potenti per affrontare il drago. E sarà la parte più difficile trovare il portale dell'End. Ma vabbè, troveremo un modo. In caso scrivetemi voi se avete qualche suggerimento, io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2:45, con questi capelli sfattissimi, con un nuovo video. Ciao!